Benvenuti ad una nuova edizione delle Top News, Tangenti, Bufera su Lupi, mozione di sfiducia, M5S Sell. Squinzi incalza il governo, il Jobs Act non basta, servono le riforme. Corruzione, scontro tra Renzi e i magistrati. Le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro Lupi. Lo scandalo delle tangenti, che ha portato ieri all'arresto del super manager in calza, scatena la bufera sul governo, con i gruppi del Movimento 5 Stelle e SEL della Camera che hanno depositato una mozione congiunta di sfiducia nei riguardi del ministro dei trasporti, che nega ogni addebito. Intanto l'Assemblea dei Capigruppo al Senato ha deciso che Lupi dovrà riferire in aula a Palazzo Madama. Il Jobs Act da solo non basta, la ripresa striscia ancora sul fondo e perché l'Italia torni a correre e a creare posti di lavoro servono le riforme e un'economia che marcia. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Sugli annunci e sulle intenzioni si può sicuramente essere d'accordo, ma ora il governo deve finalizzare la sua visione, avverte il leader degli industriali. Scontro tra l'ANM e il governo sul tema delle tangenti e della corruzione. Uno Stato che funzioni, ha attaccato il presidente Sabelli, dovrebbe prendere a schiaffi i corrotti e accarezzare chi esercita il controllo di legalità, ma in Italia è accaduto il contrario. Durissima la replica del premier Matteo Renzi, frase ingiusta e triste, che fa male. Continuano a rincorrersi le voci sull'uso di armi chimiche in Siria da parte dell'una o dell'altra fazione. L'ultima denuncia arriva dall'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che accusa le forze del regime di aver usato gas tossici in una serie di bombardamenti. Secondo gli attivisti, 6 civili, tra cui 5 membri di una famiglia, sono morti per soffocamento dopo che alcuni elicotteri del regime hanno sganciato barili bomba caricati con cloro. Vi sarebbero anche decine di intossicati. Silvio Berlusconi scrive alle Olgettine per spiegare come lui, vittima di una magistratura militante, sia costretto a sospendere i pagamenti perché si potrebbe attribuire al suo aiuto una finalità diversa da quella reale. La missiva, datata 29 dicembre 2013, è stata indirizzata alle protagoniste delle Cene Eleganti ed è presente tra gli atti dell'inchiesta milanesi su Rubiter. La decisione, spiega l'ex premier, è stata presa dai suoi legali. Paura per Franco Battiato a Bari. Il cantautore siciliano è caduto dal palcoscenico durante un concerto al teatro Petruzzelli e si è rotto il femore. Operato nella notte al Policlinico di Bari, sarà dimesso a breve. Battiato, che il prossimo 23 marzo compirà 70 anni, è scivolato mentre si esibiva in alcuni passi di danza.